salga insieme ai compagni. Ci sono dentro Catellani che va con Calaiò a colpire di testa, la gran parata di Mazzoni. Catellani e Calaiò attaccavano il secondo palo, è uscito da dietro Calaiò, colpo di testa e gran parata di Mazzoni. Da solo Calaiò in tuffo, un po' troppo Brezovic che ha attraversato l'area, palla dentro Calaiò, 1-0 Spezia. Il vantaggio dello Spezia alla prima accelerazione, qualche secondo dopo aver sentito l'incitamento della curva risvegliata dopo i primi 20 minuti di sciopero. Il destro di Brezovic, lo stacco di Calaiò, palla sotto la traversa e Spezia in vantaggio, 1-0. Situm ha una velocità ad esecuzione nel suo movimento, occhio a Calaiò, solo in mezzo all'area di rigore, la deviazione in calcio d'angolo. Dicevo, ha una facilità e una velocità d'esecuzione nel raccogliere il pallone spalle alla porta, girarsi e attaccare lo spazio. Situm, che è di proporzioni incredibili, più di una volta in questa prima fase della partita le azioni pericolose sono partite così. Brezovic, la bandierina ancora sul secondo palo, la girata di Catellani con il sinistro. Rivediamo, era pronto Krzysic ad attaccare il pallone. Una sequenza che vale la sesta partita utile consecutiva, la vittoria 1-0 dello Spezia sulla Ternana, a firma Emanuele Calaiò. Superspot. Dunque è finita così, con la vittoria 1-0 dello Spezia sulla Ternana, la settima giornata di campionato per la squadra di Nenad Bjelica. L'abbraccio ovviamente all'uomo del match, e cioè Emanuele Calaiò, da parte di tutti i propri compagni, ovviamente da parte del capitano Claudio Terzi, con Calaiò che va a lanciare la maglia ai tifosi in tribuna. E Spezia che sale al secondo posto con 14 punti, al pari del Crotone, all'inseguimento del Cagliari, che oggi ha battuto 3-1 il Cesena nella partita di mezzogiorno. E il Cesena sarà il prossimo avversario in un big match lunedì prossimo per la squadra di Nenad Bjelica, una partita decisamente importante e sicuramente da non perdere per gli appassionati di calcio, per gli appassionati di Serie B. La Ternana invece il prossimo match lo giocherà sabato pomeriggio alle 15 sul proprio campo contro il Bari. Da Spezia è tutto, un ringraziamento e un saluto da Michele Gallerani.